Un antico detto dice che in ogni crisi c'è un'opportunità. Una delle regioni di Spagna dove il techno è nato, dove è fortissimo, dove è emblematico, che è Asturias. E l'idea era esattamente quella di isolarsi il più possibile, quindi siamo andati su una scuola di musica in un entorno, in uno spazio completamente rilassato, separato da tutto, e questo era il Bass Valley Mezzo di al bosco. Asturias. In mezzo al bosco c'erano mucche, capre, galline, le volevamo far ballare Cavalli, queste mucche, cinghiali. però sì, no, veramente quello era un posto incredibile perché era in mezzo al nulla, lo studio era perfettamente preparato per avere una buona acustica e soprattutto aveva degli strumenti dentro che noi non conoscevamo e quindi all'arrivare là stiamo uscendo di nuovo dalla zona di conforto, dovevamo metterci face to face con la macchina per capire come funziona e cercare di tirar fuori il più possibile. C'erano anche sistemi modulari dentro, c'era l'electron, c'erano vari strumenti. L'attorno vivono o comunque si muovono in quella zona degli artisti che sono amici nostri, sono conosciuti e qui siamo usciti a bere sidra, ci siamo divertiti, siamo andati a mangiare fuori, sono Acid e Substance, sono Tensal, sono Kessel, sì, è Hoton. Claro, quest'anno col corona non è che non c'era la possibilità di muoversi, quindi chiaramente abbiamo pensato come lo facciamo quest'anno il ritiro annuale di disconnessione totale. Quindi abbiamo chiamato Cutoff e gli abbiamo chiesto se voleva supportarci per diciamo, creare la nostra esperienza annuale dandoci del materiale. E ci ha chiesto cos'è che volevamo. Gli abbiamo chiesto un sistema modulare, un synth che era un Korg Prolog, che è una bomba di synth molto caldo, molto potente, un Electron Analog 4, e in più ci ha dato Al microfono un con la software posizione. che funziona con un microfono super accurato, che mi fa una misurazione di tutti i punti della room dove tu stai producendo musica. Devi stare tu col microfono in mano, ci sono tipo 35 punti, lui ti dice dove ti devi mettere a un radar, tu ti metti col microfono dentro di quel cerchietto e lui là dice fermati e manda dei suoni dai tuoi speaker che rimbalzano nella room e quindi dal riverbero di quei suoni lui lo riceve e capisce come suona la tua room. Dicevo che abbiamo utilizzato nelle ultime tracce che abbiamo fatto molti elementi del metal, del rock. La chitarra è uno degli strumenti più forti che c'è, come un muro di suono che ti arriva ed è super potente, quindi per trasmettere questa energia, questa voglia, questa grinta, diciamo che Voleva uno la strumento chitarra. idoneo. Ci è arrivata anche una chitarra elettrica, un amico mio mi ha regalato una chitarra elettrica durante il lockdown e noi volevamo una chitarra elettrica, quindi Cioè, io stavo cercando di comprarla e di colpo arriva Poli da sopra e mi entra con una chitarra in mano e io stavo cercando proprio sul sito internet la chitarra e lui arriva con la chitarra in mano e io lo guardo e E che ti dico: dico? Volevi la Ah sì, chitarra? volevo la chitarra, eccola qua. Full focus di nuovo, spento telefono, internet, tutto, siamo messi 10 giorni a full e in più abbiamo finito le tracce che abbiamo iniziato durante l'anno e alcune che abbiamo iniziato a studio, quindi è stato veramente un'esperienza full. Questa è stata l'opportunità che abbiamo avuto nella crisi, diciamo, quindi Per ritornare alla prima il lato fase. buono, per ritornare alla prima, il lato buono della medaglia. Siamo riusciti a trovarlo, a prenderlo e a farne tesoro di questa opportunità e abbiamo creato.
sacco di musica, stiamo finendo un sacco di musica che inizierà a essere rilasciata a partire da X005, quindi il prossimo EP su X. Poi avremo tre remix che verranno rilasciati entro fine del 2020. Sì, belli bomba, assieme ad altri artisti anche molto molto rispettati, quindi sentiamo in buona compagnia in queste release e quando verranno fuori saranno veramente di impatto. La cosa positiva di questa esperienza è stata poter essere completamente centrati a fare una sola cosa. La musica, essendo un'espressione artistica molto, molto alta, quando si fa musica si mettono delle emozioni, un vibe, un mood, uno status che appartiene ad un momento temporale. È molto effimero. È molto effimero, è molto passeggero, è molto transitorio. Si può riproporre, però è possibile che lasciando la traccia in sospeso, se la riprendi un mese dopo, non hai lo stesso mood. È possibile che hai perso l'ispirazione di quella traccia. Quindi l'ideale è cercare di chiuderla e prima possibile almeno sì, l'idea. Sì, almeno l'idea è lasciare pochi dettagli per dopo. Perché poi la musica è eterna, la musica è qualcosa di invariata. La traccia la si chiude e rimane così per sempre. Che ti porta indietro nel tempo, perché se da qua a 10 anni ascolti una traccia che hai fatto 10 anni fa e magari tu 10 anni dopo sei o molto infelice o molto felice, la traccia stava in altro stato, ti riporta a quello e ti può anche aiutare, perché dici guarda, in quel momento dove era entrato il corona, dove avevamo fatto un evento della Madonna incredibile e poi il giorno dopo stavamo chiusi in casa e ci siamo messi a fare le tracce, è venuta fuori questa follia qua, si vede come eravamo magari dentro un po' mossi e come volevamo esprimere questa sensazione che aveva dentro la pancia di ostia, stavamo là, stavamo tutti gli eventi programmati, tutto cancellato, adesso cosa facciamo? L'insicurezza del momento, però la sicurezza nel voler produrre, nel voler continuare, tutto questo plasmato in una traccia. Come suona quella traccia? Com'è? Come esprime quella sensazione? Da qua a 10 anni la esprimerà nello stesso modo nel quale la esprime oggi. Questo disco si chiama Breaking into Nirvana. Questo disco rappresenta uno stato concreto nostro e necessario nello sviluppo spirituale. Per questo la parola Nirvana viene dallo stato massimo di illuminazione, quindi è proprio dalla prima traccia alla quarta è un percorso in ascesa massima, dallo stato più basso allo stato più alto, step per step. E la cosa interessante è che ogni videoclip era fatto da un artista distinto, in un'azione distinta, in una località distinta, quindi metterà la sua visione, il suo punto di vista. Realmente noi abbiamo dato l'input creativo e dell'idea, però poi l'artista visuale creerà la sua storia per rappresentare quello che noi vogliamo trasmettere con questo. Chiaro, il concetto è sempre lo stesso, però ci sono modi diversi di rappresentarlo. Noi l'abbiamo fatto a livello sonoro, loro lo faranno a livello visuale, basato nella loro esperienza, che alla fine tutto questo porta a diversi modi di interpretare. Alla fine quello che noi vogliamo fare quando all'ora di far musica non è soltanto creare un bel pezzo, creare una bella sequenza, creare un bel loop. Cioè, noi cerchiamo sempre di raccontare una storia. Di fatto, dopo il nostro evento, uno dei più emblematici che abbiamo fatto finora come artisti e come ex, che è stata la Boiler Room, 4 giorni dopo c'è stato un lockdown praticamente mondiale, da là non siamo più mossi, però diciamo che siamo riusciti comunque a tirar fuori il lato positivo da questa differenza, da questo contrasto così grande, da un evento così forte al stare rinchiusi in casa, avere tutti gli altri eventi futuri cancellati e essere bloccati. L'unico è che è stato veramente strano passare da un anno che per noi è stato veramente una bomba, tutto super potente, dove abbiamo fatto un sacco di eventi, dove abbiamo fatto
abbiamo portato ex a livello internazionale fuori in club incredibili come è stato il Kidi, abbiamo fatto il primo showcase in Georgia, Tbilisi, abbiamo suonato fino alle 4 del pomeriggio, là è stato veramente una follia, incredibile. Poi abbiamo fatto i gare Porto varie volte, Secret in Polonia, i nostri amici, Friendly & Co. in Atene. Tipi di eventi, abbiamo creato un club fittizio chiamato Altered Club. Con X abbiamo creato il primo evento di X Warehouse con finestroni enormi, due piani con terrazza sul dance floor. Il vibe era incredibile e si crea un altro tipo di flow all'interno del dance floor. Le persone sembrano molto più libere di esprimere se stesse e di, non so, un po' più senza barriere. E poi durante la sessione tutto questo esplode, aiutato anche nel caso dell'evento della warehouse, il fatto dei finestroni, e quindi quando dall'alba in poi inizia ad entrare la luce nella warehouse, chiaramente ti cambia tutto lo... Sì, il feeling è stato incredibile. Quando noi facciamo l'evento X a Raz, che lo facciamo una volta all'anno, è uno dei nostri eventi più importanti, più potenti, noi prendiamo il Raz Mataz intero, facciamo techno in tutte e tre le sale. Anche il Raz è una warehouse industriale, quindi c'è questa main room enorme col tetto alto, dove di solito abbiamo i grandi artisti, suonano nella main, poi c'è il loft dove facciamo collaborazioni e dove abbiamo collaborato quest'anno con il Monasterio, e la terza sala che è il Lolita, dove collaboriamo con artisti locali di suonare in questo grande evento che è X a Raz. In più, oltre a questo, ogni anno collaboriamo con vari artisti di pittura, scultura, fotografia, e creiamo all'interno del Raz un po' quello che è un techno museo, come piace a noi chiamarlo. Quindi è un'esperienza, diciamo, a 360 gradi, dovuto al fatto che X comunque è un collettivo artistico, un movimento artistico che include varie discipline e non solo quello musicale, che chiaramente è il punto focale. Qualcosa che abbiamo trovato, che ci rispecchia molto, è un vibe che abbiamo trovato che è speciale, positivo, e senza dubbio quello che c'è in Georgia, che abbiamo trovato al Kidi, dove abbiamo fatto, diciamo che è uno dei nostri primi showcase internazionali completi, dove ci hanno costruito la croce. Noi abbiamo una croce di metallo di 2 metri che mettiamo sul tetto, sul roof della... Sì, che l'hanno costruita loro là e adesso rimane là per i prossimi eventi. L'ambiente georgiano è un ambiente autentico. I ravers vanno al club prima di tutto per ballare. Cioè, loro vanno là e vogliono divertirsi, vogliono dar tutto. Sì, sicuramente c'è stato anche un cambio per X, del prima e dopo il Kidi. Io penso che il Kidi è arrivato in un momento giusto per X, dove loro ci hanno visto suonare, hanno visto il nostro stile, tanto a livello di organizzazione di eventi, però soprattutto come artisti, come movimento, lo stile musicale, le persone che vengono a ballare, l'attitudine che hanno. Detto, questo a noi ci sentiamo rappresentati, no? E quindi farebbe piacere portare questo movimento nel Kidi, perché penso che potrebbe fare un match con la nostra esperienza. Cioè, il club è la perfezione per noi, è all'interno di un ponte, sotto un ponte praticamente, la warehouse che c'è sotto il ponte, tutto in cemento armato, tetto altissimo. E il sole, con la luce. Col sole fatto con le luci, che è il loro simbolo. E il club è strutturato come se fosse un'arena, quindi ha questi vari livelli. E questi balconi costruiti in ferro industriale, ferro battuto, e sembrano tipo delle gabbie, quindi veramente unico. Abbiamo fatto l'anniversario di Sinoid a Berlino, altra tappa molto molto divertente. Sembrava uscito da un film di Blade. Era una roba incredibile. Mancava il sangue, però diciamo che dal cielo non cadeva sangue, però cadeva. Cadeva gocce di umidità direttamente, sudore. Ormoni delle persone che stavano là ballando. Questo realmente lo ricorderò per sempre, perché stavamo suonando e cadevano le gocce di sudore, un caldo della Madonna, migliaia di persone dentro, tutti ballando.
senza finestre, senza niente, quindi cadevano queste gocce, però il problema è che cadevano sui CDJ. E alla fine, mentre stavo suonando con tre, che con tre va bene, si è iniziato a rompere il terzo. Ok, due, mi tolgono il terzo. Quando stavo suonando con due, gli ultimi 40 minuti mi si è iniziato a rompere uno dei due. E quindi là c'è stato veramente il problema, dove io stavo suonando, se mi rimaneva un solo CDJ, non so cosa avrei potuto cantare nel mezzo tra un cambio. D'emergenza fisso. Quindi è stata un'altra esperienza top con i ragazzi di Sinoid. Sì, grandi loro, abbiamo fatto una bella relazione e li stimiamo perché hanno creato un bel concetto a Berlino. X Recordings è stato l'ultimo step per chiudere il cerchio. Abbiamo aspettato un po' per lanciarlo, il momento giusto. Abbiamo deciso di contare con vari artisti per i remix, anche per aprire un po', come diciamo noi, l'abanico. Abbiamo collaborato con artisti come Zanias, che per esempio ha fatto un remix con Cantato. E BM. Ha continuato con le referenze successive, con Seven Circle, è stata la seconda referenza, Endlek, la terza, poi siamo arrivati alla Various Artists con 10 tracce, quindi doppio vinile di nuovo, Various Artists. Noi per i dischi di X mettiamo sempre l'artista in copertina, quindi la faccia dell'artista, perché ci piace valorizzare l'artista e renderlo protagonista, un po' come succede anche in altri stili musicali, che può essere il rock, il metal. Sì, però noi volevamo mettere il focus in chi ha creato questo disco. Se tu lo ascolti e ti piace, qual è il creatore? E abbiamo creato questa serie, che poi tra l'altro adesso con un nuovo disco che butteremo fuori ci sarà una novità là che ancora non possiamo dire, però ci sarà un cambio, lo stile almeno rimane simile. C'è sempre un'evoluzione a livello stilistico. Al numero 5 è il momento di fare un piccolo cambio, una variazione. Sono stati all'inizio, abbiamo iniziato con mettendo il logo sulla bocca, il logo di X, come se fosse cucito. Sì. Perché? Perché no. Non devi, cioè non serve che tu parli, tu come artista non serve che parli, le tue parole sono la musica. Quindi tu parli attraverso della musica, non c'è bisogno di spiegare niente, la musica lo spiega tutto. Poi siamo passati a aggiungere gli occhi neri, la terza referenza, e adesso con la quinta abbiamo un'altra novità. When was the last moment where you felt completely present? Quando è stato l'ultimo momento che sei stato completamente presente, che hai sentito, ok, sono qui, sto facendo questo, sto facendo solo una cosa alla volta, questo sto fulfill, mi sento pieno con quello che sto facendo. Quando è stato? Quando è stata l'ultima volta che hai sentito il fuoco dentro di te?